Partirò dall'analisi di un insulto semplice. Consapevole che è solo un granello insignificante in un deserto di sabbia. Un deserto arido in cui bisogna correre per cercare una foce, senza morte. Sei il colore della merda. Wistal è un'artista politicamente coinvolta, è un'artista che ha scelto di mettere al servizio senza soluzione di continuità la sua arte alla causa antirazzista. Perché se è vero che siamo ciò che mangiamo e per cagare frasi sensate è necessario nutrirsi di pensieri sani, il linguaggio è materia organica tanto quanto ciò che ingurgitiamo. Il linguaggio è cosa fisica, tanto quanto la posizione che ricopriamo. Il linguaggio è un organo che non si consuma, ma al contrario, può crescere, ma non sappiamo controllare davvero. E la poesia mi ha portato a riflettere sulla lingua. Cioè, io scrivo poesia, faccio una riflessione radicale sull'uso delle parole, ma sto usando la lingua italiana. Io incarno, tornando appunto al corpo, io incarno più di una lingua. Sono una persona bilingue che è nata con un'altra lingua, che è una lingua orale e che rappresenta la diaspora vista dall'altro punto di vista. Cambia completamente il significato della mia esperienza parlare l'altra lingua. E quindi inizio a riflettere sull'uso della mia lingua madre. E l'uso della mia lingua madre inizialmente era una presenza esotica all'interno dei miei testi, chiaramente, perché se uso derision chiaramente fa un effetto esotico. Quindi ho iniziato a chiedermi se l'uso del derija era perché a me piace esotizzarmi e avere questa, diciamo, essere un po' così colorata, colorita, oppure aveva una prospettiva politica l'utilizzo, perché e per come io uso il derija. Quindi da lì il fatto che il mio riferimento sia il rap e la trap è stato molto utile, perché sul piano della sociolinguistica, proprio come materia, diciamo, di linguistica come materia, quelli che davvero, e non gli viene riconosciuto il merito, davvero manipolano, creano la lingua, sono i rapper e trapper razzializzati. Mescolano le loro lingue partendo non soltanto dalla loro esperienza ma anche dai loro riferimenti, si appropriano dello slang, costruiscono un linguaggio e quello lo rivendicano come un linguaggio di appartenenza. E di fatto è più rivoluzionario ricostruire una lingua, creare una lingua, che non mettere un contenuto politico nel suo interno. La procura vuole processare da morto l'uomo ucciso dall'assessore alla sicurezza. La procura vuole processare da morto un uomo ucciso dall'assessore alla sicurezza. Per quel marchino vale la pena ricorrere alla violenza, alla giustizia. Può un assessore finire in carcere per un marocchino, un delinquente. Trovarsi in carcere con così tanti altri marocchini delinquenti e non avere nemmeno una pistola con sé. Che precedente può creare questa storia? Legittimiamo le sparatorie e i linciaggi oppure riconosciamo che è una politica fascista e anticostituzionale? La merda straborda, come camuffiamo questa puzza? Se l'assessore è libero, allora mio fratello è vivo. La sorella Behija ha ripetuto questa frase all'infinito nel tentativo di darsi un senso, nel tenersi lucidamente coscienti. Ma la vera, è semplice, è unica domanda, è: lo sceriffo ha ucciso Younes Bousettaoui per cosa? Per vendetta? Per rabbia? Per onore, per giustizia, per amore, per responsabilità, per paura, per rancore,
Però per responsabilità, per premura, per liberazione, per vivere o per uccidere una merda. Chiudo con l'assassinio di un essere umano semplice, consapevole che è solo un granello insignificante in un deserto di sabbia, un deserto arido in cui bisogna correre e cercare una foce senza mappe, se non quelle che stanno sottoterra, esattamente sotto la vostra merda, sepolta sotto la sabbia, la storia. E ho pensato, la disillusione fondamentalmente è a tutto quello che si racconta quando si parla di giustizia e si parla di credere nello Stato, di avere quasi fede in un certo senso, no? nel pensare che ci possa essere, diciamo, un qualcuno che ci protegga. No, non c'è niente, non c'è niente di tutto questo. L'unica cosa che può difendere la nostra dignità è appunto la voce, la nostra presenza. Ed è il motivo per cui essere attive nella lotta antirazzista è fondamentale, soprattutto per il piano simbolico, perché non c'è un'alternativa, resta soltanto un silenzio assordante, resta soltanto un'ingiustizia di fondo. La giustizia italiana è pensata soltanto per persone autoctone, non è pensata per persone razzializzate.